Con la nuova mobilità 2019-2022, il docente che farà domanda di trasferimento o di mobilità professionale, cioè passaggio di cattedra o passaggio di ruolo, se verrà soddisfatto in una preferenza di scuola, subirà un vincolo triennale per le successive mobilità, cioè per 3 anni successivi non potrà fare domanda di trasferimento, solamente per chi viene soddisfatto su preferenza di scuola. Invece chi viene soddisfatto su una preferenza di tipo sintetico, cioè preferenza di comune, preferenza di distretto o preferenza di provincia, non subirà alcun blocco, cioè l'anno successivo potrà rifare la domanda di mobilità. Il docente che si sposta all'interno dello stesso comune, poiché sarà costretto necessariamente a esprimere solamente la preferenza di scuola, necessariamente subirà il blocco triennale della mobilità. Stessa cosa accade per i docenti che si spostano all'interno dello stesso comune, di un comune metropolitano che, oltre ad avere i codici di scuola, ha anche i codici di distretti subcomunali. Il docente che verrà soddisfatto quindi su un codice di scuola o su un codice di distretto subcomunale che si muove all'interno dello stesso comune subirà necessariamente un blocco della mobilità per i 3 anni successivi. Per ripetere e concludere questo video tutorial, diciamo che il docente che si muove all'interno dello stesso comune, sarà necessariamente bloccato per un triennio successivo e non potrà dunque fare domanda di mobilità per i 3 anni successivi, mentre i docenti che si spostano nella fase 2, cioè quella fra comuni diversi della stessa provincia, o nella fase 3, quella interprovinciale, non rimarranno bloccati se esprimeranno solamente codici comunali, codici di distretto e codici di provincia. Invece rimarranno bloccati anche quelli della fase 2 e della fase 3 di mobilità se verranno soddisfatti su un codice puntuale di scuola.